Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vi mostrerò come creare con meno di 8 euro un fermagambe per il vostro rack, in questo caso il rack 900 della Decathlon, ma va benissimo anche qualsiasi altro rack. Questo fermagambe vi aiuterà a non far volare le vostre gambe durante gli esercizi alla lat machine. Tra l'altro ho anche creato un video su come costruirvi un T-bar row fai da te con meno di 10 euro, vi lascio il video in descrizione. Comunque iscrivetevi al canale, mettete un like perché usciranno nuovissimi video a tema home gym e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate del video trasformazione della mia stanza deposito in home gym. Ho iniziato a buttare giù uno schizzo di quella che era la mia idea di fermogambe. Volevo qualcosa di stabile e rigido che si poggiasse sulle barre di sicurezza del rack, ma soprattutto intuitivo, qualcosa di facile da rimuovere che non ci mettesse, diciamo, tanto tempo a montare e smontare. Quindi, dopo aver preso le misure e averle segnate, le distanze, diciamo, dalla barra di sicurezza all'altra, sono andato a trovare degli stelli di legno. Ho anche optato per prendere delle viti, diciamo, abbastanza grosse, con la parte filettata solo sul finale, che poi ho rimosso con un seghetto perché non mi interessava. Ho anche preso delle squadrette ad L, le trovate, diciamo, più larghe, ma queste sono indicative, e anche della gomma piuma, un metro per un metro va benissimo, che poi ho utilizzato per, diciamo, dare la morbidezza alla struttura quando andate a appoggiare le gambe. Adesso taglio il listello di legno nella misura equivalente alla distanza tra una barra di sicurezza e l'altra. Appoggio il listello al di sotto delle barre di sicurezza, mi siedo sulla panca come se stessi eseguendo gli esercizi alla lat machine e mi assicuro che le gambe vadano quasi a sfiorare il listello di legno. Questo perché poi dobbiamo fare un giro di gomma piuma e quindi mi creerà un po' di spessore. Dopo che mi sono assicurato che il listello di legno, una volta finito il tutto, mi bloccherà le gambe, prendo le misure e inizio a tagliare 4 pezzetti rettangolari di legno, di cui 2 li avviterò direttamente agli estremi opposti del listello lungo, mentre gli altri 2 li posizionerò rispettivamente a filo degli interni delle barre di sicurezza, fissandoli però in questo caso con delle squadrette e delle viti sul listello lungo. Come potete vedere, dopo aver sprayato i listelli e le viti, sto andando ad avvitare, come vi dicevo prima, i 2 pezzettini di legno direttamente agli estremi opposti del listello lungo. Riguardo ai 4 pezzettini di legno, lasciate sempre qualche centimetro in più rispetto all'altezza della barra di sicurezza, questo perché dovrete poi fare un foro ed inserire le viti. Prima di effettuare il foro, ovviamente segnatevi con una matita bianca la posizione esatta di dove dovrete andare a forare, e questa posizione dovrà corrispondere a filo della barra di sicurezza, così che una volta inserita la vite il tutto sarà ben saldo, bloccato. Da queste immagini potete vedere i 2 pezzettini di legno che sono andato a fissare sul listello lungo con le squadrette, come vi dicevo prima. Adesso prendete martello e chiodi, posizionate la parte di gomma piuma al centro del listello lungo e inchiodate non fino in fondo la parte estrema della gomma piuma, come vedete da queste immagini, e i chiodi devono stare, diciamo, ad una distanza di circa 3-4 cm gli uni dagli altri. Una volta effettuato questo, avvolgete completamente il listello lungo di legno e fissate il tutto con dei chiodi dall'alto, diciamo sulla parte alta del listello di legno, così appunto da bloccare il tutto, e mi raccomando non fissateli mai fino in fondo, sennò la gomma piuma si lacera. Se poi volete rendere il fermagambe ancora più bello, potete acquistare un pezzo di similpelle del colore che più vi piace, vi lascio magari il link in descrizione di Amazon qui sotto, e quindi una volta cucito attorno alla gomma piuma esce veramente una cosa ben fatta. Che dire, con meno di 8 euro, perché alla fine un listello costa 2 euro, la gomma piuma sui 3 euro e le viti e le squadrette costano una cavolata, vi portate a casa un fermagambe che avete costruito voi, che è regolabile tutta la lunghezza delle barre di sicurezza, che mettete e togliete in un attimo tramite le viti, ed è davvero stabilissimo. Se il video vi è piaciuto, vi è in qualche modo ispirato, iscrivetevi al canale e mettetemi un like per supportarmi, anche perché usciranno nuovissimi video a tema home gym.